L'ultima volta che si sono incrociate Reggiana e Pescara lottavano per la promozione in Serie B. Erano i play-off del 2010. Il Pescara di Eusebio Di Francesco ebbe la meglio nel doppio confronto sugli emiliani guidati da Loris Dominissini. 0-0 in quello che allora era lo stadio Giglio, 2-0 per i biancazzurri nel return match con le reti di Ganci e Zizzeri. Il Delfino sarebbe poi stato promosso in cadetteria nella doppia finale col Verona. Sempre in quella stagione il Pescara guidato da Cucureddu era stato battuto a Reggio per 2-1. Nei 13 precedenti in campionato il Pescara ha 3 volte ha violato Reggio Emilia, 2 volte il Mirabello nel 42 e nel 92 col Pescara di Galeone vincente 1-2 con le reti di Bivi e Pagano. Nel febbraio 99 l'unica affermazione al Giglio 0-2 con doppietta di Palumbo. 5 pareggi e 5 le sconfitte. Reggiana Pescara ora è uno scontro diretto in chiave salvezza tra due squadre che non stanno granché bene e sono separate da 2 punti. I biancazzurri, dopo il buon impatto di Breda, sono stati riportati coi piedi per terra dalle prove con Entel e Cosenza. La Reggiana, dopo il blitz di Cosenza, ha conquistato un solo punto in 5 partite. Proprio per questo la partita è molto delicata. È l'ultimo match prima della sosta e della possibilità di inserire innesti di calciomercato. Per entrambe chiudere questo ciclo con una sconfitta sarebbe un pesante contraccolpo. Seduta mattutina per il Pescara al centrovestina con il tecnico Breda, che oltre ai lungo De Genti, Drudi, Asensio e Del Favero dovrà rinunciare in difesa a Bocchetti a seguito dell'infortunio muscolare riportato col Cosenza e a Maestro, squalificato. Out anche Capone, potrebbe tornare tra i convocati Masciangelo, che partirebbe comunque dalla panchina. Davanti a Fiorillo il trio di difesa sarà composto da Balzano, Gutte, Scognamiglio, Bellanova e Jarosinski quinti. Novità fra gli interni con Memusciai, che collezionerà anche egli come Fiorillo pochi giorni fa la sua 200ª presenza in maglia biancazzurra, ci saranno Busellato e Valdifiori. In avanti, come sempre, molto ruota sulla presenza o meno dal primo minuto di Seter. In caso il colombiano parta dalla panchina, toccherà a Bocic. Sul fronte opposto il tecnico Alvini si affiderà al 3-5-2. Tra i pari ci sarà Venturi al posto dello squalificato Cerofolini. In avanti ci sarà da scegliere il partner di Carbò, Mazzocchi o l'avanzamento di Radrezza. Direzione di gara affidata a Francesco Meraviglia di Pistoia, al primo anno in Can AB e dunque non ha mai diretto in precedenza il Pescara. Sarà la sua prima. 5 direzioni con la Reggiana, 3 vittorie, tutte in Serie C. Quest'anno un pari 1-1 con la Cremonese e un KO a Scoli Reggiana 2-1.